parte mia è un sentito ringraziamento. Lei non è soltanto di casa, è di famiglia, perché conosce molto bene questa comunità, conosce tutto l'affetto e l'amore di questa comunità nei suoi confronti e in particolar modo da parte del carissimo Don Franco. In piena sintonia con il Vangelo di questa domenica, lei dimostra davvero questo servizio instancabile, segno di una carità apostolica, pastorale, che non conosce limiti, confini, risparmio di energie. Grazie per questa testimonianza bella di generosa dedizione alla vita, all'animazione della Chiesa attraverso l'annuncio della parola e la celebrazione del mistero eucaristico, che è stato un po' il fulcro di questo cammino così intenso di un'intera settimana. Don Franco, lei lo sa, lo conosce molto bene, arriva sempre per primo. E questo congresso eucaristico, lo indicavo anche con la messa di apertura, si pone come l'alba di quel cammino sinodale che riguarda la Chiesa mondiale, la Chiesa italiana e anche la nostra diocesi, come tutte le diocesi d'Italia. È stato dunque un incipit, un inizio di un cammino di fraternità che intorno all'Eucaristia ha dato il tono giusto, la nota giusta del nostro essere Chiesa, credenti. Intorno all'Eucaristia ci riconosciamo e si cresce come fratelli e sorelle intorno a Cristo Maestro per vivere nel segno dell'unità, della carità fraterna, della profonda, vera, autentica comunione che è sempre da costruire e ricostruire. Grazie dunque Eminenza, perché la sua presenza non è qualcosa di formale, ma una presenza che anima e lascerà certamente un segno molto profondo all'evento del congresso eucaristico, di cui questa comunità potrà godere tutte le risonanze che si ramificheranno senza dubbio con la grazia e l'opera di Dio nel vivere quotidiano che da qui a seguire riguarderà questa comunità, la Valle Roveto e l'intera Chiesa diocesana, perché l'opera di Dio è qualcosa di straordinariamente profondo e bello, potente, e a volte sfugge ai nostri occhi, al nostro sguardo, ma che continua sempre ad operare per animare la vita di fede di questa nostra comunità. Preghi per noi anche, Eminenza, noi preghiamo volentieri con lei, preghi per noi, per questa Chiesa, per questa, direi, sua comunità, in qualche modo le appartiene, quindi anche un dovere spirituale di non dimenticarla mai, ma non lo farà perché la conserva e la custodisce sempre gelosamente nel cuore, e anche di questo, soprattutto di questo, le siamo particolarmente grati perché ci sentiamo ancora più custoditi dal suo ricordo nella preghiera. Fratelli e sorelle, sono commosso per queste parole, ringrazio il saluto iniziale e quella bella carrellata sugli incontri che abbiamo avuto, un saluto fraterno e ringraziamento al Vescovo Gerardo Tonazzo, che appena conosco da mezz'ora, però ci siamo subito sentiti in sintonia, l'ho sentito veramente fratello, lo ringrazio per questo, ringrazio tutti i sacerdoti, tutti i concelebranti, in modo particolare l'infaticabile Don Franco, che probabilmente già sta programmando il prossimo congresso eucaristico, mezzo programma forse è già pronto. Un caro saluto a tutti voi. Oggi concludete il congresso eucaristico, che è stato un atto di coraggio che sicuramente ha fatto gioire il cuore di Gesù, perché l'Eucaristia è un dono suo, è un'invenzione sua, e sicuramente questo congresso attira su di voi, sulle vostre comunità, sulle vostre parrocchie, sulle vostre famiglie, sui vostri giovani, sui vostri ammalati, la benedizione del Signore. Viviamo un'epoca di poca fede, diciamolo apertamente, e questo si vede anche nei confronti dell'Eucaristia. Questo congresso risvegli la fede in tutti voi, perché l'Eucaristia è una grande ricchezza e una volta scoperta sicuramente riempie la vita delle persone di una grande gioia, la gioia che soltanto Dio può dare.